Come se non ci fosse. E lì devo aprire YouTube. Apri. Ah, lì. Apri subito YouTube. Ah, si sta caricando. Si deve fare in via? No. No, aspetta un attimo. Posteriore, eccoci. Adesso deve creare una nuova password e la deve riscrivere. Secondo di come ti giri, no? A un certo punto potete anche vedere l'autore che sbuca dai merli su. È quel volto che si affaccia. Ecco la signora. Scusami. Più o meno, ma non lo è facile invece, no?
Devono aperto perché non ci porta qui, noi apriamo il sito web, ok, e poi questo Michelangelo deve partire un video. Poi si gira. Ovviamente un po' più in qua. Prendendo sempre il Grazie.
cellulare, vai a riprendere la cosa di il cellulare di Cristina. Oh, ciao. Questa è la statua che non vuole controllare di Igor Imhoff. La statua che crolla ma si rimette subito perché è magica. È il continuo negoziato tra il cavaliere e il castello. Il castello non lo vuole fare entrare, ma il cavaliere insiste. Chi riuscirà alla fine? Per sempre, per sempre, per sempre. Ed è legato a quella piantina, per cui quando quella piantina non ci sarà più, neanche l'animazione. Avrà vinto il castello. Quando quella piantina non ci sarà più, il castello... Tutto è legato, ecco, a cose qua. Molto effimere, il tombino, la parete, quindi quando cambieranno per il tempo, per le intemperie, non ci sarà più la possibilità di attivare. E in questo caso quel tipo di realtà aumentata, cioè la statua che crolla e che poi si ricompone subito dopo, è proprio legata alla cosa più effimera in assoluto, come la gloria umana, che è la piantina che tra i sassi. E questo, l'autore si chiama Igor Imhoff, è un animatore italiano, che lui è di Pugliese ma vive a Venezia, ed è un animatore straordinario che fa delle cose bellissime, anche autore di quella realtà virtuale, ha ricostruito completamente il castello in 3D e naturalmente poi, come tutti gli autori rinascimentali, si è messo su che guarda sotto la sua opera. E quindi, diciamo, ha lavorato in base chiaramente a distanza, in base alle fotografie che gli abbiamo dato, e noi siamo diventati poi i loro occhi e le loro orecchie, no? Degli altri. Perché non è stato? No, ma straordinario. È stato un lavoro totale, sì, un laboratorio. No, io mi occupo di molto di interpenetrazione tra il digitale e il sociale, e quindi vedere una... No, adesso potete. È un'opera, sì. Intanto c'è una persona che vi spiegherà la pronuncia di questa stanza. Quello che amava la facesse senza morte. Ma quello con il drone è bello. Sì, salite così. Silvia Bressano. È la mia amica. Come vorrei essere là. Cristina, come è andata questa prima? D'acqua, cioè. Io comunque ce l'ho. Possiamo dare solo acqua perché però ci sono quasi. No, ma io ci ho pensato, l'acqua c'è. Adesso procediamo, andiamo verso i piani alti, dove a cominciare dalla installazione di Western Page. Cristina, come sta andando? Benissimo. Tra l'altro avevo tutti gli ospiti fuori, nessuno suonava. Del 1538-1545,
Questa stanza è stata gestita virtualmente da una coppia di artisti, Pereno, che hanno due terreni, e quindi il giornale, che hanno resto e che hanno fatto questa stanza di una città significata alla presenza sociale. Come voi, quindi le parti sono queste tre figure che al centro, il loro nome di partenza è Amazzonia, Vulcani, Vulcania e Angelo, sono l'opera di uno scultore italo-fiorentino, più che italiano, fiorentino-argentino che vive in povertà totale a Parigi, e sono qui da sempre, da sempre. Queste tre parti sono state il punto di partenza della elaborazione. Le cose che voi vedete che compongono la costruzione che Vestelbe e Andrea hanno voluto fare di questa stanza è questa prima installazione che vedete a terra. Allora, noi non avevamo dato per questa residenza un tema, diversamente dai due anni precedenti, e il tema spontaneo, incontrollabile, che non siamo riusciti, malgrado la mia istintiva resistenza a tenere a bada, è stato il tema del Covid. Il tema del Covid che poi si traduceva in ognuno a modo suo in altri temi paralleli. Per esempio, che fa con il corpo un artista che lavora con il corpo quando nel corpo è proibita tutta una serie di funzioni elementari, come la vicinanza, il toccamento, l'esistere con il corpo, eccetera. Oppure, che cos'è casa quando in realtà si è costretti a stare spesso in uno spazio confinato, chiamato casa in altro modo, che è casa e non è casa al tempo stesso? E poi, naturalmente, la presenza del fatto, la presenza cioè di un orizzonte di morte. Le tre parti, come forse alcuni di voi ricordano, una di loro decideva il fatto, una seconda filava il filo della vita e una terza tagliava il filo della vita decretando la morte, no? Questa era una preparazione. In questa stanza loro, i due artisti, hanno trovato a distanza, senza mai vederla sul serio, questa installazione a terra, che è un'installazione che ha fatto un antropologo che si chiama Vincenzo Padiglione, che insegna antropologia museale e antropologia futura alla Sapienza, e che rappresenta una vicenda di corpi. È il corpo del migrante che Padiglione ha voluto rappresentare qui. Il corpo del migrante che è il corpo come lo vede il turista, il corpo fatto con la microarte fatta di pacottiglia che l'occhio del turista vede quando non vede ciò che sta guardando, no? Vede questo corpo così. Il secondo corpo è questo, quello reale del migrante, che è il corpo plasticato e senza più pelle che non sia pelle inerte, spiaggiato in qualche modo. E la terza presenza è quella naturalmente della barca, cioè del vettore che porta questo corpo in questa versione che nasconde quell'altro corpo che lo porta da qualche parte, però in un modo che tu vedi non è possibile. Per questa struttura hanno costruito un doppio intervento. Un primo intervento sonoro, una registrazione che si sentite sullo sfondo, che è una registrazione di vento del deserto e di nuvole del mare. Ciò da cui si viene e ciò che si attraversa per arrivare. Una seconda registrazione, che qui si è localizzata qui, è la registrazione di interviste o di racconti fatti da migranti, migranti del Bangladesh, del Mali, del Ghana, eccetera. Ed è questa plurilingue narrazione che parla di casa
di casa perduta, di casa che non ha confine, la crescita non ha confini, la casa che è il contrario del confinamento, perché spesso poi si risolve in un confinamento, in natura diversa. È questa presenza, se volete, sonora, che accompagna questa lezione di Camillo, che è stata per due anni a Piccolini, che è il museo di altre tradizioni a Roma, e qui ha detto prendo il libro lì, e poi l'autore l'ha portata lì, e qui la teniamo per un tempo. Dunque, questo è il primo punto dell'installazione: il corpo e le sue vicende e le sue voci largamente incomprensibili. Potenti che chiamano la casa. Il secondo elemento di questa installazione è qui al centro tra le tre parti. Quello che voi vedete, facendo il giro e avvicinandovi della pietra, è un ologramma di un arcolaggio. Questo è un arcolaggio, qualcosa che serviva a filare, no? Il filo delle tarche. Qui ha la sua rappresentazione olografica, che talvolta è un piccolo ologramma, talvolta si espande e cresce fino a entrare la scena. Qui c'è il filo, viene tessuto, che può essere tagliato, semplicemente. Perciò, secondo le leggi di questa installazione, il terzo esempio è questa che voi vedete qui su questo schermo, e che è in realtà un intervento complesso. I due autori hanno preso il derivato di una scrittrice che torna nel 1992 a Boston, in cui c'è una scena in cui un arcolaio, è quello al centro che voi vedete, viene utilizzato, gira, produce filo e perde il filo, eccetera. E su questo hanno innestato un doppio intervento laterale, che voi vedete, le figure laterali sono quelle che hanno messo sulla figura centrale, creando cioè, un ponte interrotto e singolare tra una cosa del 1992 e questo va avanti per diversi minuti, vedete che si gioca con i fili, si costruiscono i fili, e ogni tanto con queste due figure convergono in un'unica figura a tre facce che rappresenta l'incarna giustamente di nuovo le tre facce che sono lì. Terzo livello di ciò che questa stanza complessivamente ha significato per due terzi livelli, cioè Elena e Andrea. Perciò questa è la stanza, ma tutta una stanza, un'installazione fondamentalmente voluta da loro. Ripeto, una vicenda di casa senza casa, di corpi senza corpi, di filo della vita del fatto che è nelle mani chissà cosa e chissà chi. Perché non ti prego che ecco, la prima installazione. Thank you.
posso aggiungere un altro commento, a me pare che questa stanza contenesse ciò che loro hanno esploso. Ma quando loro hanno esploso questo tema intenso delle parti della vita, questa stanza è rimasta completamente diventata qualcosa di completamente diverso. È la scommessa di tutta questa residenza artistica su questa stanza. Se volete avete il telefono e si può proseguire. Ci sarà, c'è il cappello Alia Lanzario, sì. Potete visitare vedere i grandi video è un lavoro bellissimo. Hanno reinventato l'identità di questa stanza ed è diventata ciò che era ma ciò che non era. Dunque è veramente lavoro creativo importante e significativo, invenzione di identità che, come diceva Nietzsche, l'identità è diventa ciò che sei, tu sei ma lo devi diventare, e lo hanno fatto con questa stanza. Bravi e grazie. Presente ma attraverso alcuni oggetti che le hanno permesso di creare questa vicinanza, lontananza da questa stanza e la creazione della sua memoria. Il video principale la troviamo, la gestualità è fondamentale in lei, e ha utilizzato prima nella prima scena uno specchio, poi attraverso questo è il principale, ma assolutamente seguite l'ordine che preferite. E se volete telefonarle posso aiutarvi a mettervi in contatto o prendere direttamente il numero dopo il video.
Allora, se YouTube sì, se Facebook no. Adesso se uno si allontana questi scuse sono più ovali. Sì. Quindi su ogni scudo sì. Appare la mano. Sì, a ogni scudo. E cosa c'è scritto? In realtà non sono segni della memoria, non sono scritti. E in realtà in questi dipinti non ci sono scritte. E quindi è tutto un richiamo a qualcosa di interiore che non è così percepibile. Sì.
Ecco, d'accordo con l'artista abbiamo concordato di non dire niente prima per farvi entrare nella suggestione di quello che lei aveva fatto. Adesso vi leggerò proprio pochissime righe per quanto riguarda una possibile interpretazione di questo filmato, perché in questo video, perché comunque l'artista ci tiene a dire che una cosa fatta e poi consegnata viene consegnata alla percezione del fruitore, no? Quindi chiunque dentro ci può mettere i contenuti che la sua storia, la sua esperienza, le sue emozioni gli suggeriscono. L'autrice è Silvia De Gennaro, il titolo è Il canto del pensiero errante, l'avete visto già alla fine del filmato, è tecnicamente una animazione 3D. La sombra in questa stanza consta in realtà, diciamo, di tre elementi. Uno è il video che avete visto, gli altri elementi sono i 9 cavalieri di cui vedete le immagini inserite in questa biblioteca. Sembrano essere nate con la biblioteca, ma invece ci sono soltanto da 24 ore. Chi sono i 9 cavalieri? Sono i 9 artisti che hanno operato nell'ambito di questa residenza virtuale, di questa residenza a distanza. Ognuno di questi cavalieri, infatti, ha il volto di uno di questi artisti. E con questo film ha voluto sottolineare questo spirito di comunità che si è creato pur se tutti quanti stavano in un luogo diverso. È una residenza che non prevedeva la coabitazione, la coesistenza, la copresenza. Nonostante questo, tramite una serie, probabilmente l'avranno già detto nelle stanze precedenti, una serie proprio di collegamenti, collegamenti 2 volte al giorno, ogni giorno un artista era protagonista, veniva intervistato da qualcuno e serviva proprio per comunicare agli altri il tipo di poetica, gli obiettivi, come si sarebbe mosso, le perplessità, le ansie. È un collegamento serale, ad esempio, di ogni sera, che aveva più invece l'idea di un incontro tra amici, nel quale ci scambiavamo le impressioni su come era andata la giornata, su come stava proseguendo il lavoro, su quali nuove tematiche si erano affacciate, come erano cambiate le idee originali. Ecco, questo ha reso possibile creare quella residenza d'artisti che sembra più vera di quelle fisiche che a volte appunto si sono provati ad affrontare fino a questo momento. L'immagine del cavaliere, tra l'altro, risponde in maniera incredibile a un'immagine che in uno dei libri di storia naturale dice l'intera collezione di Buffon, e infatti l'abbiamo messa sul tavolo. E anche in questo caso, qui, dopo quello che avete visto, diciamo, nel cortile, sembrerà una piccola cosa dal punto di vista della realtà virtuale, inquadrando il codice e poi spostandosi sull'immagine del cavallo, vedrete comparire un cavallo in realtà virtuale. Non il cavallo che avete visto nel filmato, che io ho definito veramente un'opera di Cesello, ma viene quasi automaticamente in mente, forse anche perché questo bianco e nero argentato, no? Viene automaticamente in mente i Cellini quando guardiamo, diciamo, questa operazione, che è, diciamo, di forte contenuto e nello stesso tempo è sicuramente di grandissima e curatissima estetica. Vi leggo adesso le pochissime righe concordate con l'artista. Il castello è visto come una macchina complessa che contiene al suo interno, come una matriosca, la stanza dei libri, che a sua volta contiene il libro che costituisce il pensiero, rappresentato dal binomio cavallo-cavaliere. Il cavaliere è un mercurio contemporaneo, con visore 3D e laptop incorporato nell'armatura del cavallo. Come il pensiero attiva i meccanismi delle sinapsi del cervello, il pensiero cavaliere attiva i meccanismi del castello macchina, trasformandolo da edificio protettivo e conservativo in una rampa per esplorare i nuovi confini. Nello spazio raccoglie un corpo celeste, la luna, un altro pianeta, la pietra filosofale, che riporta nella biblioteca come un prezioso trofeo. E a quel punto la macchina castello si rinchiude, ritornando all'immagine iniziale. A questo punto passo la parola a voi, se avete domande, o semplicemente riflessioni da fare ad alta voce. La simbologia forse era già evidente, diciamo, nella
sottolineatura dell'artista, come dire, c'è il senso di quello che lei ha inteso fare. E chiunque vuole semplicemente dire le proprie riflessioni. Io volevo dire una cosa. Io sono il direttore artistico della, di questa edizione digitale di Anne Cameron. Quando Silvia fa dei, ha sempre fatto, io la conosco perché lei ha sempre fatto delle animazioni in cui trasformava il 2D in 3D, ovvero ritagliava come in un gioco per bambini immagini, arazzi, fotografie, vecchie fotografie, e poi le inseriva in un contesto 3D come se fosse un po' macchinista. Quando l'ho contattata per questa residenza, mi aspettavo che lei facesse una cosa del genere, pensavo che fosse perfetto per un luogo del genere. E lei mi ha detto, no, io questa volta opererò in 3D. E io ho detto, oddio, no! In qualche modo ero un po' preoccupata perché non sapevo cosa sarebbe successo, io mi aspettavo qualcosa di diverso, invece lei mi ha sorpreso perché di fatto anche in 3D ha utilizzato lo stesso tipo di poetica. E cioè delle scatole cinesi di una storia che esce fuori da altre storie, che è poi un po' il concetto di questa biblioteca. Comunque l'invito assolutamente ad andare a vedere i suoi lavori online, con delle cose estremamente diverse e tutte affascinanti, perché lei lavora in qualche modo di ricamo con la storia, con le storie, e crea degli universi paralleli, immaginifici, assolutamente originali. Sono una serie di video che trovate appunto sul web, su Vimeo, che sono praticamente storie di viaggi fatte attraverso la ricostruzione poetica di frammenti. Nel passato ha fatto anche diversi video di Delvisha, ultimamente diciamo la sua poetica invece è molto di più verso la metafora e soprattutto una cura quasi maniacale al dettaglio e alla perfezione anche estetica di quello che fa. Andiamo nell'altra stanza, che è lunga ancora. Le cose hanno bisogno di essere sedimentate. Continua ad andare, perché non si è bloccato. Lo seguo io, penso lo stessi andando tu. Il tuo cuore soltanto nella festa, solo il silenzio che resta quando io ti scappo. Sono scrivere, sono il cambio del mondo. Sono uno spazio in cui tutto accade. Ho visto scendere le lascere, le ho viste venire, le ho viste agitarsi, spogliarsi di nuovo, le ho viste coltorci sopra i tappeti, le ho sentite gioire, ringhiare, le ho viste tentare a volte perfino volare. Nel pietra memoria del rosso di sughi, di gente arabi, di amo francesi, di indigeni, di tronco giusto. Le scivere con la sigla della Verdi, di dominarmi, sapendo trattamenti antichi che possiedono un genio. Ma la scimmia passa, sempre passa. Passa la scimmia e passano i suoi incanti. Mentre io resto, contorniamo i decenni come l'albero parte di una natura più lunga. Sono il genio dell'uomo. Ogni passo mi cade e ricadenza la pelle, di pronto mi detta lascia in me l'eco eterna. Ogni promessa, ogni minaccia, il sogno segnato è inciso tra mura e soffitti. Ogni corpo mai posato sul mio capo è rimasto lì per sempre. Ogni fuoco che vi ha mai scaldato il cammino ancora più cervello. Fantasmi tutti, tracce di pietra da sempre. Sono fatti di fantasmi, sono fatti di pietra, sono il genio del luogo. Non vado nel mondo perché il mondo viene da me. Il mondo ha bisogno di scudo contro la pioggia, di me, di barriere contro la sola, di me, di uno spazio intimo in cui sussurrare segreti, di me, di un letto, di me, di un fosso, di me, di una fossa, di me, di un fatto, di me. Dovresti chiudere le mie stanze più private così come il serve. Il Papa siede a pratica l'altra, non meglio il peccatore. Li ho visti entrambi, ero lì, sono il genio del luogo. Sono qui, sono il qui, in questo momento. Se solo la scimmia ascoltasse, potrebbe sentirmi.
un messaggio che scricchiola sui pavimenti, una canzone che urla giù dal camino, un segreto impellente che trema nei vetri. I fantasmi di cui sono fatto sono sempre presenti, anche ora, anche qui. Se solo la scimmia facesse un momento, potrebbe sentirle. Sono il genio del luogo. Sono il genio del luogo e la scimmia ha paura di me. La scimmia ha paura della coscienza non sua, della certezza selvaggia che io faccio la scimmia quanto la scimmia fa me. Che siamo in un cerchio e non una linea che ci costruiamo a vicenda. La scimmia ama sentire il controllo e così mente se stessa. Sono il genio del luogo, sono qui e sono adesso cosciente, presente. Sono il tocco che pensi di sentire più le scale, il refolo di vento che forse ti soffia in volto, il punto freddo da cui sei passato, l'odore strano che perdi ora. Sono il genio del luogo. Adesso tacchi e ascolta. Ecco, Francesco Di Nitri, lo scrittore in residenza, gli ha dato il suo benvenuto leggendo con il suo incantamento del genio. Finora le tecnologie mi hanno consentito di accedere a mondi altri, di vedere cose che non ci sono. Ora qui siete venuti arrivati nella stanza dello sciamano e purtroppo non ci sono tecnologie che vi aiutano a capire l'altro, a incontrare la trasformazione. Lo dovrete fare da soli, con gli incantamenti. Adesso vi leggo cosa Francesco intende per gli incantamenti. Gli incantamenti sono maschere fatte di parole. Laddove lo sciamano indossa una maschera e diventa ciò che la maschera rappresenta, noi useremo parole per diventare ciò che le parole rappresentano. Pronunciando gli incantamenti, useremo le parole per andare oltre le parole, per acquisire o provarci, anche solo per un istante, anche solo per il tempo di un respiro, un'altra identità, un altro da sé. Incantamenti è una serie di 5 testi brevi da leggere a voce alta che diventano altrettante maschere fatte di marmo. Consentono di cambiare identità e partecipare per un momento a un mondo più che umano. Benvenuti nello stanza dello sciamano. Nel migliore dei casi non ne uscirete mai più. E adesso vi invito a raccogliere l'incantamento. Prego. E chiedo due volontari che vogliono aprirlo e qui davanti a noi, indossando la maschera di parole, trasformarsi in altro da sé. Poi gli altri lo faranno a casa, in un luogo aperto con altri, ma da soli, sempre lettura ad alta voce. Gli incantamenti devono essere letti ad alta voce ed anche più forte. Allora abbiamo già una volontaria qui, ci serve un altro volontario. Allora qui abbiamo l'incantamento dell'albero, qui l'incantamento dell'albero, che non si è cambiato lo stesso. Mi raccomando, non lo leggete ora, va letto a voce alta, perché altrimenti lo sciamano non si sa cosa potrebbe provocare. Non si gioca con gli incantamenti, vanno rispettati. Che incantamento è? Il nome. Ah, perfetto. Allora abbiamo l'altro e il noi. Prego, mettetevi al centro. Qui. Allora, cominciamo con l'albero, con l'incantamento dell'albero. Silenzio. Continuo. Sottoterra, i miei arti si spandono, ora grossi, ora sottili, tra zolle e cavità, cercando nutrimento, sì, ma non solo. Io comunico con il mondo octonio e porto al di sopra le storie da sotto. La scimmia nuda, che un tempo saltava tra i miei arti nel cielo, misura il tempo in modi, se posso, sbagliati. Ha inventato la scimmia quest'idea strana che il tempo sia una freccia che scocca da un arco e raggiunge un bersaglio. È ossessionata dal movimento, la scimmia nuda, e dal movimento orizzontale da qui a lì,
come se questo fosse tutto, come se la vita fosse questione di andare piuttosto che stare, di estensione quando piuttosto è profondità. Per me il tempo è spirale. Vieni, senti il tempo con me. Le stagioni passano e tornano, mai e sempre uguali, ogni primavera con un odore diverso, ogni inverno con un diverso sonno, e a ogni stagione io cambio, a ogni stagione io sono mai e sempre uguale. Il tempo parte da un seme e da lì si svolge in cerchi incompleti, ogni cerchio più ampio nella stessa forma, che tasto tra i resti fossili dei gusci del passato remoto nascosto, tra i miei arti, sottoterra. Il tempo è spirale, non finisce mai. Cresco e cresco e cresco e quando crollo, ricresco in forme nuove e se vengo tagliato, dal mio corpo nascono navi, nasce fuoco, nascono maschere. Io sono ancora lì, nella nave, nel fuoco, nella maschera, quando parlo del seme, quando parlo di inizio, si capisce, è finzione, sono infinito, in ogni cosa, al di sopra, come al di sotto, ho pelle dura, coriacea, che lascia entrare tutto quello che serve, e niente di più, raggi e gocce e sensazioni, è pelle che parla con pelle di altri, passa messaggi e riceve canzoni. La scimmia nuda vive avanzando, io vivo vibrando, vibro sottoterra e vibro nel cielo, ogni ramo, ogni foglia, ogni frutto. È un arco che vibra su e giù. Il mio movimento è sul posto, il mio movimento è profondo. Conosco un pezzo nel mondo, solo un pezzo, ma lo conosco del tutto. Ne conosco ogni piega e ogni faglia, ogni pezzo e ogni sogno. Ne conosco ogni fungo e ogni segno, ogni verme e ogni gatto, ogni scimmia nuda e il modo in cui ogni raggio di sole si fa strada fin giù a ogni ora, di ogni momento, di ogni stagione. La scimmia nuda va altrove, io affondo e mi ergo, su, dove le ultime foglie finiscono, il cielo comincia, nuvole, pioggia e colore dall'alto. È un altro mondo, un altro pezzo di mondo che conosco del tutto. Conosco ogni vento e ogni refolo, ogni corvo e ogni sospiro. Conosco il mondo in cui ogni raggio di sole plana su di me e si posa, delicato, su ogni foglia. Così, in basso, come in alto, conosco in profondità. Francesco Dimitri. Bene, visto, avete visto, è diventato un albero. Vero, senza la realtà virtuale, leggendo la voce alta. Tanta immedesimazione è diventata un albero ogni volta che vorrei diventare un albero vorrei diventare un incantamento. Così. Prego. L'incantamento del noi. Assumi una posizione comoda, respira, da 12 a 0 conta i tuoi respiri, ciascuno è più lento del precedente, quando arrivi a 0 comincia a leggere, non pensare, leggi e basta, a voce alta.
Noi siamo quanto nessuno può essere. Noi non siamo né il corvo, né l'albero, né il fuoco, né il genio. Non siamo la scimmia e non siamo te. Noi vediamo con occhi multipli e sentiamo da ogni due. Tu sei tra noi, in noi. Tu sei già noi. Noi siamo il rituale. Gli odori sono stati bruciati. I passi sono stati mossi. Le parole sono state lanciate. E noi ci svegliamo. Noi indossiamo corpi di scimmia per portarli altrove. Noi abbiamo viaggiato e facciamo viaggiare. Non siamo mai fermi, non siamo a riposo. Siamo volti possibili, mai fermi, mai in fondo. Siamo le ombre sul muro e siamo il muro. Siamo testimoni. Non nascondiamo. Noi riveliamo. Noi riveliamo e lasciamo scoprire. Noi apriamo la via tra il mondo di qui e il mondo di lì. Noi siamo la via. Non siamo di nessuno dei mondi. Siamo nell'intermezzo, sull'uscio, nel corridoio, la corda, il legame. Portiamo dentro di noi la musica e il ballo, il bacio rubato, la carne divorata, il fumo del sacrificio, l'urlo e il lamento. Rendiamo tutto possibile. Rendiamo tutto possibile e niente è possibile senza di noi. Qualcuno crede, l'abbiamo sentito, che il mondo sia forma e sostanza, che quello che è vero sia quello che pesa. Noi rendiamo di questo e svegliamo il mistero. Lasciaci agire, lasciaci aprire, lasciati svegliare. Tu sei già noi. Francesco Dimitri, l'incantamento del cuore. Benissimo, adesso mi raccomando, quando lo leggerete, sempre a voce alta e con qualcuno, perché è importante rispettare l'incantamento. E adesso possiamo procedere nella stanza di questo. Thank you.
software. The criminal weapons. The criminal leaves the house. Here is an example of the pandemic criminal. The pandemic criminal touches the people in the air. The pandemic criminal touches the people in the air. They wear a white shirt like all the rest. Here is an example of a pandemic criminal. A pandemic criminal opens the door. They sit in their car. Pandemic criminal thinks for a moment. They take off their mask. Regolano la nostra vita sociale, i valori della democrazia, l'esercizio dei diritti di cittadinanza e molte altre cose. Normalmente vengono prodotte dal Parlamento per normare un preciso argomento. Durante la pandemia sono stati emessi dei decreti legge che, inseriti in un contesto di emergenza come quello generato dall'epidemia, hanno modificato radicalmente il nostro comportamento. Oltre alle leggi, sono comparsi all'orizzonte dei comportamenti censori generati soprattutto dalla paura che hanno portato molti cittadini a giudicare moralmente il comportamento di altri concittadini. Questo progetto, che nasce dalla costruzione filmica di The Project Human 1967 di Jürgen Leck, riflette sui crimini pandemici, cioè tutti quei gesti e quelle azioni che, in periodo di pandemia, sono stati considerati, ma sono tutt'oggi, non adeguati alla convivenza tra cittadini per svariati motivi, non ultimi quelli legati alla sicurezza sanitaria. Avrete notato sicuramente l'aspetto ironico, grottesco di questo video, che riesce a, appunto, a farci vedere nel suo parossismo questo terrore del contagio, questo terrore di gesti che in una situazione normale sono considerati gesti assolutamente tranquilli, come toccarsi, come toccare un vicino, come uscire di casa. Ed è interessante appunto il modo in cui questo artista è riuscito a
a illustrare questo aspetto grottesco del periodo che abbiamo vissuto. In questo senso è, diciamo, è un bellissimo connubio tra l'Unia e l'Arte. Benissimo, allora adesso torniamo all'aria, del tempo che facciamo il percorso inverso per andare verso la corte piccola. Adesso la facciamo, per chi la vorrà. Noi abbiamo un video di questo ormai, i nostri extra, qual è? Di Paola Mineo. Come vedete c'è già un'atmosfera particolarmente evocativa. Disponete minuti lungo i lati lunghi. Di qua. C'eravamo è più ampio il tuo. Sì, è più ampio, quindi come tu fai il totale e faccio dei dettagli, vedi? Guarda, mi metto lì e faccio il totale da qui. Bisogna dire alle guide di. Disponetevi lungo i lati. Sì, sì, grazie. Posso chiederle di mettersi lungo il lato lungo? Grazie. E dov'è il totale? Ma qua ti prendo lei. Vabbè, ok. Posso chiederle di disporsi sul lato lungo? Grazie.
Siamo nella stanza dell'acqua. Paola Vitelli è l'artista e Equilibrium, installazione basata sulla ricerca di equilibrio. Una riflessione metaforica sul flusso di azioni necessarie durante un'intera vita al raggiungimento dell'equilibrio, partendo dal microcellulare a quello macrosociale, passando da quello psicofisico personale a quello ambientale e relazionale. La natura costantemente tenta di compiere azioni affinché lo stato di quiete dei corpi venga ripristinato, affinché si rigeneri la vita. Equilibrium è un esercizio performativo di emulazione di quelle azioni, il tentativo di sintetizzarle, di prendere consapevolezza che in questi passaggi la materia cambia stato, passando prima da un disequilibrio. Agisco a livelli diversi, parificando la presenza dei quattro elementi universali: aria, acqua, terra e fuoco, nello spazio esterno in cui opero e dal quale ho preso la prima ispirazione. L'affascinante stanza dell'acqua, a sua volta, all'interno dello spazio castello, manca di fuoco. Ho quindi creato alcuni dispositivi per aggiungere discretamente questo elemento. Il processo performativo di creazione dell'installazione e opera stessa documentata da video e foto che, se stampate, rimangono a una scala dimensionale molto piccola. Il macro, la stanza, il castello, il corpo esterno vengono lentamente bilanciati dall'equilibrio del piccolo, dallo sguardo interiore, da quelle piccole azioni quotidiane di cui siamo responsabili e che hanno eco e peso sul macro di cui facciamo parte. In questo momento storico del noi, io punto lo sguardo al mio sé interiore. Ecco, quello che voglio dirvi è che Paola Mineo lavora con questi carti, ha lavorato in tantissime situazioni sociali, ha lavorato per esempio nel carcere con le donne. In questa situazione determinata anche dal lockdown, per la prima volta in questa installazione ha lavorato sul suo corpo. Quindi ha fatto, come avete visto, delle immagini, dei calchi del proprio segno, del proprio attraverso, e poi li ha donate in questo, diciamo, performance in qualche modo sacrificale tra cielo, acqua, terra e fuoco. Grazie. E adesso ci manca l'ultima. Però se qualcuno magari ha bisogno di un bagno, di un po' d'acqua, ecco, magari ci possiamo prendere qualche minuto di... prima di scendere agli inferi, l'ultima, dal cielo, fuoco, terra, scendiamo agli inferi. Se vanno, se esce. Ecco, bravo. Prima ancora di saldare un 16 Avverto tutti che ci stanno seguendo adesso online che sotto nei sotterranei la rete non è molto buona, per cui non so quanto reggerà questa diretta. Parlo di Covid perché la prima parte, se potete seguirmi visto che ci siamo tutti, vi voglio portare. Creato
alla Corte Grande. Non so se lo sapete, ma il castello ha questa doppia natura, poggia sull'acqua e poggia sulla roccia, e da questa unione di acqua e roccia ne nasce un po' anche la sua forza, diciamo, di catalizzazione delle energie storiche, di accompagnamento a quello che è la verità. In questa stanza, in questo anfiteatro, nei precedenti residenti con gli artisti, al mattino e alla sera discutevamo di quello che in questa edizione si è fatto invece sul Zoom tutte le sere. Quello che ospita in lingua oggi è un'anteprima dei Western Page. Perché vi parlavo di Covid? Perché i Western Page hanno fatto questo film, un'anteprima internazionale, presto sarà girato anche per il festival. Lo hanno girato insieme a 22 artisti, ognuno dislocato in una città diversa. C'era gente a Dubai, a Firenze, a Beirut, loro stanno a Berlino, qualcuno a Venezia. Insieme hanno cercato di potete poi prendere il foglio, che più o meno lo racconta. Insieme hanno cercato di interpretare cosa vuol dire per un artista non poter lavorare più poco, ma semplicemente cosa è causa. E hanno, attraverso questa questa opera collettiva, hanno creato un castello immaginario, del castello degli artisti. Noi li facciamo partire. Il film è dopo, prima l'installazione della Cigno. Prima non lasciamo poi andare. Allora, ho sbagliato i tempi. Okay, allora, il corridoio, cioè dal limbo, il corridoio che andiamo davanti, porta adesso quella che non viene che fatto un caso della verità. Questa è la cosa che è stata, diciamo, adottata da sindaci di un'unica della vita, che allora, sia con l'altro, con la comunità, con la comunità, prendere l'audio, scusami se ti rompo, ma sono l'unica ad avere l'audio. Io sono l'unica. Quello che però mi chiedo di fare adesso, girando, è di andare con lo smartphone a interpretare, a prendervi i suoni che lei ha costruito per noi. Questi suoni, non è importante che 3-4 persone li abbiano insieme, perché l'effetto che Silvio vuole costruire è un effetto in cui ciascuno di noi rimane libero e a percepire la musica. Tra l'altro questo spazio è uno spazio che lei ha suddiviso in 4 stanze, e cioè questa è la stanza dell'ossessione, dopo viene la follia, dopo viene il sogno, in fondo quando ritorno alla stanza del terapeuta ci sarà la memoria e l'identità. Io direi che è uno spazio da vivere. Poi le scelte che si è fatto, la musica è musica elettronica fino al video che vedremo in fondo, ma soprattutto sono suoni che lei ha raccolto attraverso di noi qui nel castello, mischiati con suoni invece legati ai viaggi. Possiamo cominciare e mischiarci in ogni stanza. Prendete la musica e ascoltatela tutti insieme, perché quello è l'effetto di ridondanza. Un'altra cosa che posso importante dire è che Silvia non ha voluto sonorizzare, creare un sonoro all'opera di Centro Paglioni, anche tutto questo lavoro di Centro Paglioni, di quello che ha venuto sopra. Ha voluto dialogare con lui. E questo è il senso di quello che è il suo nome, che è il suo nome, che è il suo che è Mi chiederei di fare una stanza per volta. E
segno di cellulare. Stiamo vivendo l'opera in questo momento, questa è l'opera che ci accompagna nel percorso per arrivare poi alla stanza del terapeuta al sé stante. Ma tutto questo è stato un lavoro che Silvia ha fatto in tutti questi 10 giorni di residenza. Quello che lei ha. Non sento suoni però. Allora non c'è collegamento. Thank you.
Fuori che comincia quell'anno, proprio man mano poi un po' non aumenta il ritmo, non cambia, perché per abituarci a cambiare prospettiva, non avere mai la stessa prospettiva. Come sono di comunicare. Il video che si è realizzato questa volta invece non è musica elettronica, ma chitarra. Chitarra è un antico strumento slavo.
Thank you.
Ce l'ho io. E giro. Giro tutto. Eccoci. Prendete la sedia. Beh, siamo in diretta. Ce l'abbiamo fatta. No. È stata abbastanza dura, ma ce l'abbiamo fatta io e la Fra. No, è stata durissima. Allora, prima che sia troppo stanca anche per formulare il più basico, la più basica delle frasi, devo ringraziare Francesca per questa esperienza un po' kamikaze, nel senso che penso che siano 10 giorni che dormiamo tipo 3-4 ore a notte forse, sì. No, di più di 10 giorni. Però speriamo di essere riuscite a farvi un po' vedere quello che è successo qui questa sera. Ed è successa una cosa bellissima, perché comunque tutti i lavori mi pareva dialogassero tra di loro. Molto, moltissimo. E contate che gli artisti non si sono visti qui in residenza, quindi oltre a dialogare tra di loro i lavori, dialogavano tantissimo con un luogo che per loro era sconosciuto. Noi soci abbiamo dialogato tanto. Tantissimo, veramente tanto. Hanno fatto tutti i complimenti per i lavori e per il lavoro, per questa capacità visionaria di Francesca, che veramente come nessun altro, almeno che io conosca, ha l'abilità di mettere insieme linguaggi così diversi e di lavorare in maniera così straordinaria sul allora, virtuale e reale. E io vorrei spendere una parola per ognuno di voi, perché siete stati apprezzatissimi, la gente si è divertita tantissimo con le opere di Igor, con la realtà virtuale, la realtà aumentata, ha veramente sognato con la installazione di Vestine Page e con tutte le altre, con quella di Silvia De Gennaro, con quella di Paola Romoli Venturi, con quella di Marcantonio Lunardi, veramente è stata una, e Francesco Dimitri chiaramente poi per passare alla performance, avete ricevuto tantissimi complimenti da tutti, a me dispiace che li abbiamo ricevuti noi al loro posto, ci dispiace tanto, però la cosa fantastica è che queste cose rimangono e che il castello vi accoglierà quando vorrete per venire a vedere esattamente come abbiamo installato, perché chiaramente una diretta, anche se abbiamo fatto una cosa molto particolare con due camere, cercando di coordinarci per dare il senso sia del totale che del dettaglio, no? E dell'atmosfera che si è vissuta qui per questa sera, che è stata molto, poi per un gruppo molto ristretto di persone, perché chiaramente abbiamo ricevuto richieste per venire, ma non per motivi appunto di distanziamento sociale, via dicendo, non si poteva offrire questa esperienza a più di 25-30 persone. E è stata un'esperienza spettacolare, io non ho mai visto questo luogo con tanto denso e ricco di significati contemporanei, no? Già di per sé molto ricco, però di significati contemporanei che lo trasfigurassero completamente. Quindi complimenti a tutti, abbiamo fatto un grandissimo lavoro e dobbiamo essere orgogliosi di noi. Bravi tutti, complimenti da parte di tutti, li rinnovo anch'io. Vincenzo, peccato, si sente un po' confuso. Lo so. I problemi purtroppo non in tutti i punti del castello la connessione era ottimale, abbiamo cercato di fare il possibile. E, grazie a tutti per essere stati con noi, per aver condiviso questa esperienza che insomma è stata arricchente per me sicuramente e spero anche per voi. Adesso il pubblico che è rimasto vedrà chiaramente il film in prima a Namkara di Vestine Page, e noi a questo punto andiamo a dormire. Andiamo a dormire.
ci mangiavo qualcosina. Bisogna anche mangiare ogni tanto. Eh sì, io sono quella che si ricorda di mangiare. E poi ci sentiamo domani, posteremo un po' di cose sì, nei prossimi certo. giorni. Va bene. Certo, nei prossimi giorni continuerò con la comunicazione. E insomma, per qualsiasi cosa ci sentiamo. Buonanotte, buon tutto. Un abbraccio. Ciao. Love.